Che vuol dire reddito di cittadinanza? La definizione è un trasferimento monetario su base individuale, periodico, a favore di chi? A favore di chi? Delle famiglie? Del nucleo familiare? Di un singolo? Non basta dirlo sui social, deve essere scritto in norma di bilancio. Perché non l'avete scritto? Per avere il modo di poterlo correggere, riducendo la platea degli eventuali beneficiari, che anche voi non siete in grado di definire, perché un giorno sono 3 milioni, un giorno 5, un giorno 6. Ma non l'avete definito in legge di bilancio, in Parlamento le norme si definiscono in legge di bilancio, perché avete fatto norme ordinamentali che sono state espunte in commissione sulle donazioni, sulle successioni, sull'azione di riduzione, norme assurde dentro una legge di bilancio. Mai visto che si riforma il codice civile con una normettona scritta in legge di bilancio. Ma voi dite più per tutti, più per quello, più soldi per tutti, più legge di cittadinanza, più pille per tutti, potremmo dire. Potrebbe essere questa alla fine il senso della vostra manovra. Ma questa manovra non c'è, non esiste. Ditelo! Ditelo al Parlamento e al Paese, non l'avete ancora definita. In Commissione bilancio la vostra, come dire, anche difficoltà era palese, quella del Ministro Zia è stata patente, non è stato in grado di dire se questa sarà la manovra, forse la correggeremo, forse vedremo. E allora, siccome il Parlamento e i lavori del Parlamento sono una cosa seria, e siccome noi abbiamo lavorato per giorni, io al mio primo mandato ho lavorato sui numeri, sui dati, potrei dirne, e voi l'avete visto in commissione, insieme ne abbiamo discusso, ma voi in questo momento state falsando i lavori del Parlamento, non avete rispetto per quest'Aula e per il Paese, perché voi stessi sapete che questa non è la manovra, siamo di fronte al nulla e voi siete il nulla, siete nati per contratto, siete contro natura, ma nessuno di voi, a voi è permesso di sbeffeggiare il Parlamento.